Vivo il mondo della fisioterapia da 35 anni, prima come studente e poi come professionista. La mia esperienza si è svolta in ambito muscoloscheletrico in regime di libera professione. E in questi anni sono stato testimone delle profonde trasformazioni che hanno coinvolto la professione nei suoi numerosi aspetti. Questo significa che una professione non è un'entità stabile, ma in evoluzione. E queste modificazioni devono essere determinate da alcuni fattori. L'invito che mi è stato rivolto a tenere questa relazione è stata un'occasione per approfondire queste riflessioni. Innanzitutto dobbiamo dare una definizione al termine professione. A grandi linee possiamo dire che le professioni sono delle occupazioni orientate al servizio ed applicano delle conoscenze proprie e specifiche per risolvere dei problemi altamente rilevanti per la società. Basti pensare a quelli che riguardano la sfera economica, sanitaria e giuridica. Il cliente, proprio per la specificità delle competenze messe all'opera dal professionista, non è in grado di giudicare il servizio e quindi la comunità dei professionisti esercita un controllo formale sui propri iscritti attraverso il codice etico. In cambio, la società garantisce ai professionisti dei vantaggi e dei privilegi attraverso una legislazione che ne protegge l'autonomia, che ne limita l'accesso e la protegge dalla concorrenza. E questo regime di semi-monopolio naturalmente garantisce in media degli stipendi più alti e un maggior prestigio sociale. E questo è da intendersi nel senso positivo del termine, nel senso che la società dimostra rispetto e fiducia nei confronti dell'operato del professionista e del professionista stesso. Naturalmente questa definizione è piuttosto generica e varia nel tempo e dal paese che prendiamo in esame. Il processo di nascita di una professione è caratterizzato dalle seguenti tappe. La prima è naturalmente la nascita dell'occupazione stessa. La seconda, l'istituzione di scuole per la formazione specialistica. In genere il professionista è formato in ambito universitario. Quindi la nascita delle associazioni, l'ottenimento del riconoscimento da parte dello Stato e infine la stesura di un codice etico. Il processo di professionalizzazione avviene su tre arene: il sistema giuridico, l'opinione pubblica e il luogo di lavoro. E questi tre luoghi si influenzano reciprocamente e il loro peso può variare, anche questo a seconda del tempo e del luogo che esaminiamo. Ci sono due fraintendimenti che riguardano la professione che dobbiamo evitare. Il primo è l'assunzione di indipendenza. Ogni professione è impegnata in un'incessante battaglia per garantirsi la propria giurisdizione professionale rispetto alle occupazioni confinanti. Il secondo è il concetto di linearità evolutiva. Il percorso non è lineare e non ha un traguardo da raggiungere. Piuttosto è un'incessante negoziazione e battaglia nei confronti delle altre occupazioni, dello Stato e dei clienti stessi. Quindi è un processo complesso che può avanzare, fermarsi e anche regredire. Le determinanti evolutive di una professione che ho preso in esame sono le seguenti: la richiesta di sanità da parte della società, l'evoluzione scientifica, lo sviluppo delle professioni sanitarie, il contesto culturale, la situazione politica e socio-economica e infine la politica associativa. Per chiarire meglio il percorso che faremo, inizierò con l'esposizione di una professione, quella del chirurgo, la cui evoluzione dal punto di vista dei fattori determinanti è stata estremamente semplice. In questo quadro vediamo in azione il progenitore degli odierni chirurghi, il cerusico. Egli eseguiva piccoli interventi come lo svuotamento degli ascessi, l'estrazione di calcoli vescicali o della catarrata ed in tempi di guerra eseguiva soprattutto le amputazioni. È una figura che ha sempre accompagnato il medico, infatti lo troviamo nominato indirettamente anche nel giuramento di Ippocrate.
Il cerusico non era ben visto dalla classe medica, innanzitutto perché era una pratica manuale e poiché il medico all'epoca proveniva dagli studi filosofici, considerava tale attività poco adatta e quindi delegata ad altre figure. Ma soprattutto perché tale attività era molto pericolosa per il paziente a causa delle infezioni che sopraggiungevano e causavano la morte del malcapitato nella maggioranza dei casi. In alcuni documenti si stima che almeno il 60% dei pazienti moriva di erisipela o cancrena. Oltre a ciò, non avendo l'anestesia, era ancora una pratica estremamente dolorosa e quindi tale attività era adottata solo come estrema razza. Il cerusico doveva essere abile di lama e quindi proveniva da mestieri come il macellaio ed il barbiere e naturalmente aveva una scarsa cultura medica. È curioso vedere come sopravvive ai nostri giorni l'eredità di questa attività nelle insegne di barbieri britannici. Come possiamo vedere in alto a sinistra, è rossa e bianca. Il rosso sta a significare il sangue e il bianco le bende. Nell'Ottocento questa attività, che nei secoli si è via via più strutturata, confluisce nell'alveo della medicina. In questo quadro di Thomas Hickins del 1875 vediamo il dottor Gross durante un intervento chirurgico nel teatro anatomico del Jefferson Medical College. Come si può vedere, al capo del paziente c'è un medico che pone una pezza imbevuta di cloroformio sul viso del paziente stesso. È nata l'anestesia e ciò ha consentito di rendere più umano l'atto chirurgico e di prolungarne il tempo, e questo ha permesso di affrontare interventi più complessi. Come possiamo vedere dalla posa del protagonista, la chirurgia al tempo già suscitava ammirazione. Il dottor Gross è rappresentato come un novello San Giorgio, che al posto della spada ha un bisturi insanguinato, ed il drago ai suoi piedi è lo stomerite del ragazzo che giace sul tavolo operatorio. Ma purtroppo il drago non sarebbe stato sconfitto senza la scoperta successiva, la sepsi. Probabilmente questo intervento ha solo accorciato la vita del paziente. In quest'altro quadro, sempre dello stesso autore, fatto nel 1895, viene invece rappresentato il dottor Agnew nel teatro anatomico dell'Università della Pennsylvania, mentre è impegnato in un intervento di mastectomia. Qui possiamo vedere l'applicazione della sepsi. Infatti, tutti gli operatori sono vestiti di bianco. Ed è in questo periodo che nasce la moda del camice bianco per i medici. La scoperta della sepsi la dobbiamo a Joseph Lister, che rese pubblici i risultati delle sue ricerche in un articolo di Lancet nel 1867. Questa scoperta rivoluzionò la chirurgia. I decessi per infezione post-chirurgica calarono drasticamente e si iniziò a intraprendere la chirurgia addominale, che fino ad allora era rimasta interdetta a causa delle sicure infezioni. Da questo momento il credito della chirurgia continuò a crescere fino a raggiungere il suo apice negli anni 60 con il primo trapianto cardiaco eseguito da Christian Barnard. A tutt'oggi la chirurgia è forse la specialità medica che gode di maggior prestigio e rispetto da parte della società, e questo ruolo è stato determinato da un solo fattore, l'evoluzione scientifica. Tutti gli altri elementi hanno avuto un'influenza assolutamente marginale. La richiesta di salute da parte della società non si è sostanzialmente modificata nel tempo, se escludiamo la chirurgia estetica. È un intervento terapeutico essenziale e quindi nessuna politica sanitaria si sognerebbe mai di limitarlo. La specializzazione del lato terapeutico è tale che nessun'altra professione sanitaria lo può insidiare, men che meno eventuali abusivi. E quindi non necessita di particolari azioni di protezione da parte dell'ordine o dello Stato. Ora andiamo a vedere l'evoluzione della professione medica, che è molto più complessa della precedente, e quindi cercherò di essere estremamente sintetico, condensandola in tre libri e in tre ritratti. La medicina moderna nasce nel 500 con la prima opera di anatomia, il De Humani Corporis Fabrica del Vesalio, nel 600 con il primo libro di fisiologia, il De Motu Cordis dell'Harvey, e infine nel 700 con la prima opera di patologia, il De Sedibus Morborum del Morgagni. Sono tutte opere nate dall'humus culturale dell'Università di Padova, che per due secoli è stata la capitale del mondo per la medicina.
Nonostante questi progressi, al medico, fino alla metà dell'Ottocento, mancavano le conoscenze sia per una diagnosi precisa che per una terapia efficace, e la sua considerazione sociale oscillava fra due estremi, l'ammazza pazienti e l'angelo consolatore. La letteratura è ricca di questi riflessi, infatti vediamo alcuni esempi. Nel 600, il secolo della peste, Molière scrive: «È morta di 4 medici e di 2 farmacisti». Nel 700, il secolo del vaiolo, Voltaire scriveva: «L'arte della medicina consiste nel divertire il paziente mentre la natura cura la malattia». E infine, nell'800, il secolo della tubercolosi, Tolstoi scriveva: «Ognuno, se sapesse quello che i medici fanno, gli cederebbe volentieri la metà dei propri beni, a patto che non si accostassero mai troppo». Questo sarcasmo non deve stupire, poiché l'armamentario terapeutico del medico si rifaceva ancora alla teoria umorale, e quindi, oltre alla dieta, prevedeva emetici, purghe e salassi. Quindi si può immaginare l'effetto deleterio su una persona già debilitata dalla malattia. Dall'altra parte abbiamo la figura dell'angelo consolatore, che è ben rappresentata in questo quadro. Qui il medico non è più rappresentato come una figura eroica che combatte la malattia, ma piuttosto come una persona che attende impotente l'exitus della malattia stessa. La figura del medico è resistita per oltre 2000 anni non per le sue infami capacità terapeutiche, ma perché, tentando di curare la malattia, si prendeva cura del paziente e della sua famiglia. In lingua inglese questa differenza è ben espressa nei verbi to cure, che indica l'atto terapeutico, e to care, che significa il prendersi cura e l'assistere il malato. Questo aspetto dell'assistenza era ulteriormente valorizzato dal punto di vista sociale, poiché si inseriva perfettamente con l'insegnamento cristiano della carità e della solidarietà. In questo quadro l'artista ha sottolineato quest'ultimo aspetto, poiché la scena si svolge in un tugurio dove la bambina non ha nemmeno un letto su cui morire. E siamo sicuri che alla fine del suo intervento l'onorario sarà misero come la scena in cui si svolge il suo lavoro. Nell'Ottocento arrivano questi tre giganti, Claude Bernard, Louis Pasteur e Rudolf Virchow. Grazie a loro finalmente il medico riesce a fare delle diagnosi precise e soprattutto, quello che più interessa il paziente, delle prognosi precise. Anche se l'atto terapeutico rimane inefficace nella seconda metà dell'Ottocento, la considerazione sociale del medico comincia a risalire. Ma dobbiamo aspettare gli anni 40 e 60 del Novecento, con la rivoluzione farmaceutica, con la scoperta degli antibiotici soprattutto, ma anche del cortisone e i farmaci per le malattie cardiovascolari, che il medico potrà esibire finalmente la sua efficacia terapeutica e con essa guadagnare definitivamente il rispetto sociale che oggi conosciamo. Fino a questo punto abbiamo visto come sia evoluta la figura del medico grazie ai progressi scientifici. Ora vedremo invece cosa succede a una professione sanitaria quando attraversa un periodo di crisi. Come avevo detto precedentemente, le professioni sono in continua lotta per ampliare la propria area di intervento, e se una professione entra in crisi, la possibilità è che un'altra professione estenda le sue competenze a discapito di essa, oppure che nascano all'interno della professione stessa figure concorrenti. Nell'Ottocento, come abbiamo detto, la capacità terapeutica del medico era piuttosto scarsa. Questa impotenza portò addirittura a concepire un atteggiamento della professione definito nichilismo terapeutico. Il medico, fatta la diagnosi, deve ritenere esaudito il suo compito e astenersi da prescrivere rimedi. Questo astensionismo terapeutico portò non pochi medici a disinteressarsi della terapia, considerata cosa non scientifica, e a considerare la guarigione come un fine secondario. Uno dei principali sostenitori di questo concetto fu Josef Skoda, che era un professore di spicco al Gemeinkrankenhaus di Vienna, cioè l'ospedale generale di Vienna, che era uno dei più famosi centri di cultura medica dell'epoca, come dire il John Hopkins ai nostri giorni. Quindi Skoda non era un medico qualunque, egli sapeva bene dell'inefficacia dei trattamenti usati nella sua epoca. Quindi non c'è da stupirsi che il suo aforisma preferito fosse: quanto di meglio si può fare in medicina è il non far nulla. Questo movimento era diffuso in tutto il mondo occidentale, anche se interessava soprattutto le avanguardie mediche.
In questo clima si innesta lo spirito del tempo in Europa, il romanticismo. Nato a fine del Settecento in Germania, si diffuse presto in tutto il continente. Era un movimento culturale, artistico e filosofico, il cui nucleo centrale era la tensione dell'uomo verso l'infinito. Infinito che veniva percepito soprattutto nella natura attraverso le sue spettacolari e potenti rappresentazioni, e in essa era presente un'energia sovrannaturale. Da qui a dire che negli esseri viventi era presente questa energia vitale, il passo fu breve. Questo clima culturale fu determinante per un medico tedesco, Samuel Hahnemann, il quale, deluso dall'incapacità terapeutica della professione, creò un nuovo pensiero medico. Egli affermò che l'origine della malattia è data da una perturbazione dell'energia vitale e che per regolarla è necessario agire non con rimedi che agiscono contrariamente alla sintomatologia manifestata dal paziente. Ad esempio, ho la febbre, somministro un antipiretico, ma con rimedi che maggiormente riproducono i suoi sintomi, ma presi in dosi estremamente ridotte. Se ho la febbre, somministro in dosi infinitesimali una sostanza che provoca la febbre stessa. Dall'altra parte dell'oceano, invece, la società è culturalmente più arretrata rispetto all'europea. Era influenzata da una religiosità protestante, rigorosa e austera. Poiché siamo imbevuti di filmografia americana, è facile calarci nel periodo storico in esame, che si trova tra la fine della guerra di secessione e la battaglia di Little Bighorn, mentre Jesse James assaltava i treni. In questo clima troviamo il nostro protagonista, che è Andrew Taylor Steele, il quale, appena ritornato dalla guerra di secessione, dove ha prestato servizio nella sanità dell'esercito nordista, perde la famiglia per meningite. Figlio di un ministro protestante profondamente credente, ritiene impossibile che Dio lasci l'uomo senza la conoscenza di una cura efficace. In pochi anni giunge a formulare un'eziopatogenesi delle malattie derivante da un'alterazione del circolo dei tre fluidi del corpo umano: il sangue, la linfa e il fluido nervoso. Al tempo i nervi erano assimilati a dei canali, poiché le sinapsi non erano ancora state scoperte. Data la fede religiosa, in questi canali scorreva, insieme ai liquidi corporei, anche l'energia vitale, la quale, a differenza dell'esempio precedente, era di origine divina. Questa teoria era una rivisitazione, probabilmente inconsapevole, della teoria idraulica di Erasistrato del III secolo a.C. della scuola di Alessandria, il quale riteneva che le malattie erano causate da un'alterazione del circolo dei liquidi corporei. La vera originalità del pensiero di Steele stava nell'aver riconosciuto la causa della restrizione di circolazione nelle tensioni muscolari e soprattutto fasciali. Queste tensioni erano riconosciute attraverso la simmetria dei reperi ossei. Poiché Dio ci aveva creato a sua somiglianza, dovevamo essere simmetrici. La simmetria era un'alterazione di questa perfezione e generava le tensioni miofasciali. Lo schema concettuale introdotto con la fascia è stato determinante, poiché questo elemento anatomico, scarsamente considerato dagli anatomisti, è ubiquitario nel corpo umano ed è quindi funzionale a spiegare qualsiasi patologia con qualsiasi supposta alterazione della posizione dei reperi ossei. È importante sottolineare che l'osteopatia è nata per curare tutte le malattie, dai tumori alla tubercolosi, dalla difterite al vaiolo. E se confrontiamo gli scritti di Steele ai suoi contemporanei, è evidente un pensiero fideistico, arretrato e ascientifico. Come abbiamo visto, queste due eresie provengono dal vitalismo, cioè quella teoria per cui la vita non poteva essere spiegata esclusivamente con i processi chimico-fisici adottati dalla biologia. E dopo 200 anni per l'omeopatia e 150 anni dall'osteopatia, è evidente che sono due rami secchi del pensiero medico occidentale, e aspettare che possano germogliare nuovamente è una vana illusione. Anche la richiesta di salute da parte della società si è evoluta insieme alla medicina, influendo sulla professione stessa. Edward Shorter, uno storico della medicina, ci aiuta a comprendere meglio questo fenomeno con la sua piramide sintomatologica. In questa piramide, alla base ci sono i sintomi più leggeri, mentre man mano che si sale troviamo i sintomi più gravi. Il triangolo nero indica i sintomi per cui il paziente richiede l'intervento del medico. Nel paziente tradizionale, così chiamato dall'autore, è il tipico paziente
pre-ottocentesco. Come possiamo vedere, la richiesta dell'intervento medico avveniva solo per le sintomatologie più gravi. Questo perché la medicina era tenuta in così basso conto che il paziente preferiva automedicarsi oppure ricorrere alla medicina popolare. Durante l'Ottocento le persone sono diventate più sensibili alle condizioni del proprio corpo e c'è una maggiore attenzione anche per le donne e i bambini, i cui problemi sanitari fino ad allora erano stati tenuti di poco conto. E inoltre si diffonde una maggior fiducia nell'operato del medico. Quindi abbiamo un ampliamento della platea degli utenti e, come possiamo vedere nella piramide di destra, il paziente moderno si rivolge al medico per un numero superiore di sintomatologie. Quindi, grazie a una maggior competenza professionale ed ad una maggior richiesta di intervento, nella seconda metà dell'Ottocento la professione del medico amplia notevolmente la sua influenza sociale. Giunti a questo punto, è ora di affrontare la storia della nostra professione. Innanzitutto, perché la fisioterapia potesse svilupparsi, necessitò di due prerequisiti sociali, uno di tipo culturale, che sarà l'umanesimo, e uno di tipo economico, che sarà la rivoluzione industriale. Con l'umanesimo, attraverso la riscoperta degli autori classici, greci e latini, si è rivalutato e riapprezzato il corpo, che era stato represso e mortificato da secoli di cristianesimo. Nella cultura greca e romana la cura del corpo era tenuta in grande considerazione, basti pensare al ginnasio greco e alle terme romane. Il secondo requisito per sviluppare la professione era la creazione di un ampio strato sociale che potesse permettersi il pagamento delle cure fisioterapiche, e questo fu possibile grazie alla rivoluzione industriale che iniziò in Gran Bretagna e si diffuse successivamente in Europa, ed ecco il motivo per cui la nostra storia inizia proprio in questo paese. Le pratiche che hanno fondato la fisioterapia sono il massaggio e l'esercizio fisico, che erano conosciuti da tempi immemori. Ma per la terapia fisica dobbiamo aspettare l'Ottocento. Per questa innovazione dobbiamo ringraziare Galvani, il quale notò che, chiudendo un circuito elettrico su un preparato di rana, si provocava una contrazione muscolare. Al momento l'interpretazione era legata agli schemi concettuali dell'epoca. Ci ricordiamo l'energia vitale del romanticismo che abbiamo visto poc'anzi? Ecco, l'energia elettrica stimolava questa energia vitale. Il nipote di Galvani portò alle estreme conseguenze questo concetto. È possibile attraverso la corrente elettrica riportare in vita i morti? L'esperimento doveva essere fatto subito dopo la morte e quindi la cavia ideale era il condannato a morte. E quindi provò questa pratica sui cadaveri di condannati a morte tramite decapitazione, che era l'esecuzione più usata in Europa in quel periodo. E come per il preparato di rana, ottenne contrazioni muscolari, ma non la rianimazione. Pensò che l'insuccesso fosse dovuto alla separazione della testa dal corpo e quindi doveva riprovare su cadaveri interi. E così si trasferì in Gran Bretagna, poiché in questo paese l'esecuzione avveniva per l'impiccagione. Ma anche stavolta produsse movimenti convulsi del cadavere in un latro. Questi esperimenti venivano fatti anche in pubblico ed è naturale che la vista delle smorfie del viso e dei movimenti di un cadavere destassero orrore, ma non possiamo non considerare l'enorme speranza che questi esperimenti suscitarono sull'opinione pubblica. Ricordiamo che l'uomo ottocentesco aveva una fiducia incondizionata sui progressi della scienza. Proprio il clamore suscitato da questi esperimenti influenzò Mary Shelley nella stesura del suo Frankenstein. Naturalmente, oltre al romanzo, questi esperimenti videro inizio all'elettroterapia, il cui scopo in principio era di ricaricare i pazienti di energia vitale, poiché era ritenuto che la malattia fosse causata proprio da un difetto di questa energia. Nell'Ottocento, in Gran Bretagna, si avvia il mercato della fisioterapia. Naturalmente all'inizio è un lavoro non regolamentato, eseguito sia da medici che da persone senza preparazione o con una preparazione eterogenea. E ovviamente tale pratica non era supportata dalla classe medica, almeno che non fosse eseguita dal medico stesso. Questo era il clima professionale alle origini, ma dobbiamo intrecciarlo ancora con altri due fenomeni per spiegare la nascita dell'organizzazione di colleghi più importanti della nostra storia. Questo quadro di Félicien Rop, intitolato Les Massages, riesce ad esprimere la sua carica sensuale anche all'occhio smaliziato dello spettatore contemporaneo, figurarsi in quello ottocentesco. Se ci fosse qualche dubbio su chi dei due è il professionista, basta leggere in alto a destra le indicazioni terapeutiche del massaggio.
Il massaggio, per le sue caratteristiche di espletazione, la nudità e il contatto fisico, evoca un altro antico mestiere e quindi gli studi di massaggio erano usati per camuffare i postriboli e questa era una pratica molto in voga nell'Inghilterra vittoriana. Il fenomeno era così diffuso che scoppiò uno scandalo nel 1894. Nello stesso periodo era diffuso un forte movimento di emancipazione femminile, chiamato in modo spregiativo le suffragette, perché fra le varie richieste c'era quella del diritto al voto. Bene, finalmente gli ingredienti ci sono tutti. Queste quattro donne, infermiere ed ostetriche, rispondono alla situazione lavorativa fuori controllo, allo scandalo dei bordelli travestiti da centro di massaggio e alla necessità di emancipazione del mondo femminile, fondando la società delle massaggiatrici istruite. Come possiamo vedere, le prime regole che adottano sono indirizzate a creare un lavoro esclusivamente femminile, un'alleanza stretta con la classe medica, di evitare di trattare il sesso maschile onde non essere confuse con il mercato della prostituzione e attraverso un percorso formativo con un esame finale differenziarsi da tutti gli altri massaggiatori presenti sul mercato. Per garantire un elevato standard professionale e morale, l'associazione esercitava un forte controllo sui suoi associati. Come possiamo leggere in queste due domande d'esame, è evidente la forte componente etica che muoveva le fondatrici. E forse è proprio questa forza che ha permesso alla società delle massaggiatrici istruite di prevalere su tutte le altre forme associative che riguardavano questa professione a loro contemporanee. Questa determinazione traspare anche dal motto dell'associazione che compare nel nastro rosso alla base della spilla, Digna Sequens, che significa persegui le cose di valore. Fino alla Prima Guerra Mondiale, questa professione era assolutamente marginale. Ma con lo scoppio della guerra divenne un elemento importante della sanità militare. Basti pensare che nei primi 4 mesi di guerra la Gran Bretagna ebbe 73.000 feriti, che dovevano essere curati e riabilitati nel minor tempo e nel miglior modo possibile, per poterli reinviare al fronte, oppure, se ciò non fosse stato possibile, poterli reinserire al meglio nella società per limitare il più possibile l'aggravio di spesa dello Stato per l'assistenza, poiché tutte le risorse erano indirizzate allo sforzo bellico. La Gran Bretagna a fine guerra contò più di 1,5 milioni di feriti e questa situazione comportò una rapida evoluzione della professione. Il numero di fisioterapisti aumentò enormemente e l'associazione dovette permettere l'entrata anche agli uomini. L'intervento riabilitativo si concentrò sull'esercizio terapeutico piuttosto che sul massaggio e la terapia fisica. E per ovvie ragioni si preferì il trattamento di gruppo rispetto a quello individuale. Quest'ultimo aspetto era già stato affrontato da Zander, il quale aveva costruito delle macchine per poter industrializzare l'esercizio. Questo fenomeno all'epoca era però rimasto isolato ai centri medici e termali frequentati dalla borghesia europea, dato il costo molto elevato dell'attrezzatura. Ma già all'orizzonte si profilava una professione nostra competitor, gli istruttori di educazione fisica. Questo medico è Watson Jones, i fisioterapisti che si occupano di piede e caviglia lo conoscono bene perché ha ideato uno dei più famosi interventi di ricostruzione dei legamenti laterali che porta il suo nome. Egli fu responsabile dei servizi di riabilitazione della Royal Air Force, nei quali venivano utilizzati gli insegnanti di educazione fisica e la riabilitazione veniva fatta attraverso lo sport e la competizione e pare anche con ottimi risultati. Un'altra grossa spinta evolutiva alla professione la dobbiamo al più amato presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, eletto per 3 mandati e portò fuori l'America dalla grande recessione nel 29 e la condusse alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. All'età di 39 anni prese la poliomielite e per alcuni anni si ritirò dalla scena politica per intraprendere un lungo percorso riabilitativo. Una volta diventato presidente, fornì un grosso appoggio alla professione, sia con finanziamenti diretti all'associazione professionale, sia alle associazioni di malati che necessitavano di riabilitazione. Il testo più conosciuto sull'esame muscolare, il Daniel Wortinga, nasce proprio in quel periodo in uno dei centri da lui finanziati. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, nell'Occidente prende piede il welfare statale. Lo Stato, attraverso la riscossione delle tasse, finanzia il benessere sociale,
attraverso il sistema sanitario, la pensione, l'istruzione e i sussidi per la disoccupazione, eccetera. In questo periodo il fisioterapista diventa una professione sanitaria il cui servizio è garantito dallo Stato. Questo garantisce una legislazione protettiva, uno stipendio garantito, un riconoscimento sociale, delle strutture riabilitative appropriate, il cui accesso ai pazienti è garantito con la possibilità di seguirli per tempi prolungati a seconda delle necessità del paziente stesso e la collaborazione con le altre professioni sanitarie. Lo Stato, dall'altra parte, poteva dare l'indirizzo delle priorità sanitarie e poteva richiedere una valutazione costi-benefici e comunque, attraverso l'operato dei professionisti, dimostrare il suo interesse verso i cittadini. Questo sistema però cominciò a entrare in crisi agli inizi degli anni 70. Il continuo aumento del costo dello Stato sociale poteva essere sostenuto solo se l'economia continuava a crescere, come avvenne effettivamente nei primi 20 anni del dopoguerra. Ma verso la fine degli anni 60 l'economia inizia a rallentare e nel 73 scoppia la guerra dello Yom Kippur, che gli farà seguito un embargo petrolifero dei paesi OPEC, che farà schizzare in 6 mesi il prezzo del petrolio dai 3 ai 14 dollari al barile. E sarà una doccia fredda per l'economia mondiale. Nel 1979 abbiamo la seconda crisi petrolifera in seguito alla rivoluzione comunista in Iran. In Gran Bretagna viene eletta Margaret Thatcher e nel 1980 negli Stati Uniti Ronald Reagan. Questa coppia determinò un cambiamento epocale nella politica economica dei propri paesi e dei paesi occidentali. Si cercherà di ridurre il più possibile il welfare statale, sia a livello pensionistico, sanitario che di assistenza sociale, affiancandolo con iniziative private. Questo nuovo corso sarà definito neoliberismo, il cui presupposto teorico è che le leggi del libero mercato portano ad un migliore utilizzo delle risorse, ad una maggior crescita economica e ad una maggiore libertà del cittadino che può scegliere dove e quante risorse allocare per la sua sicurezza sociale. Mentre lo Stato è visto come un problema, poiché gli è imputato soprattutto l'inefficienza e lo spreco. Questa nuova strada sarà imboccata in modalità diverse da tutti i paesi occidentali, esclusi i paesi scandinavi, che rimarranno ancorati a un ottimo welfare statale sostenuto da una forte tassazione. Questo cambio di paradigma dall'assistenza al coinvolgimento diretto del cittadino ha provocato una positiva modificazione dell'assunzione della responsabilità della salute. Se prima era lo Stato ad essere responsabile nel mantenere la popolazione in salute, ora era il singolo individuo che doveva farsi carico di essa e il miglior modo per mantenerla era adottare uno stile di vita adeguato, alimentazione corretta, smettere di fumare e fare attività fisica. Questo nuovo modello è alla base dello sviluppo della fisioterapia privata che in Italia è iniziata negli anni 90. Con questa chiave di lettura andiamo ad analizzare ora le determinanti attuali che possono influire sulla professione e sul nostro futuro. Nel libero mercato abbiamo dei risvolti negativi per la fisioterapia, come la perdita del monopolio in ambito riabilitativo, con l'affacciarsi di una concorrenza di altre professioni sanitarie e non. La conseguenza dell'aumento della concorrenza è quella della diminuzione dei prezzi. E infine abbiamo un'attenuazione della collaborazione con la classe medica. Per gli aspetti positivi, invece, abbiamo un appiattimento gerarchico che comporta una maggiore autonomia professionale, un aumento della richiesta di salute in generale, sia per un invecchiamento della popolazione nei paesi avanzati, sia per un approccio consumistico alla salute, e infine l'aumento della concorrenza spinge il professionista ad una maggiore competenza. Ora, andiamo a vedere in modo più approfondito questi aspetti, iniziando con le trasformazioni che hanno modificato la domanda di salute della società. Il libero mercato ha accentuato il cambiamento nel modo di consumare i prodotti e i servizi sanitari. Il paziente si è via via trasformato in cliente e questa differenza non è una semplice capziosità semantica fine a se stessa, ma ha delle importanti ricadute operative. Il paziente per definizione non ha scelta. Oppure molto limitata del servizio sanitario che dovrà utilizzare. Ad esempio, se sono sul ciglio di una strada, ferito dopo un incidente, non posso che attendere un'ambulanza che mi porti al pronto soccorso e seguire un percorso terapeutico conseguente ai traumi che ho ricevuto all'interno di un ospedale del Sistema Sanitario Nazionale. Invece, se ho una lombalgia acuta, sarò libero di scegliere da quale professionista andare, sanitario e non.
Questa libertà di scelta definisce il soggetto non più come paziente, ma come cliente. E quindi la scelta del professionista a cui accedere sarà basata su determinanti tipiche del consumatore. Ecco perché sarà necessario adeguare anche il nostro stile comunicativo. Le evidenze scientifiche hanno uno scarso richiamo sui consumatori che sono subissati da informazioni sanitarie e spesso non hanno gli strumenti culturali per valutarle. Quando la sanità era prevalentemente pubblica, il concetto di salute era dicotomico: o si stava bene o si era malati. Ed in questo caso il professionista di riferimento era sanitario. Oggi invece il concetto dominante è la salute ottimale. In questo caso la persona si sente sempre in difetto e desiderosa di acquistare beni e servizi che colmino la distanza tra il suo sentirsi bene e quello che pensa debba raggiungere. In un simile contesto è evidente che la salute della persona non è più delegata solamente ad un professionista sanitario. È utile sottolineare che questo scarto fra la sensazione di salute della persona e la salute ideale è continuamente rinforzato dai vari canali di comunicazione, perché è molto utile ad una società consumistica. Un'altra modificazione che incide sull'aumento della domanda ce la fornisce Shorter, che abbiamo già incontrato con la sua piramide sintomatologica. Come possiamo vedere, il paziente postmoderno, che è una categoria nata negli anni 60, amplia ulteriormente i sintomi che ritiene patologici e che richiedono un intervento. Ciò è dovuto a una maggior sensibilità e preoccupazione nei confronti della malattia, e questo assillo è influenzato soprattutto dalle condizioni sociali e psicologiche della persona. Naturalmente non possiamo dimenticare anche un aspetto demografico, con l'invecchiamento della popolazione dei paesi avanzati, con un aumento dei disturbi legati al dismetabolismo e ai disturbi del movimento. Quindi, come abbiamo visto, nel prossimo futuro la domanda di cure nel settore privato non potrà che aumentare, salvo intemperie economiche. Sul lato dell'evoluzione scientifica e professionale, la fisioterapia negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante e riconoscerei 3 aspetti che ritengo determinanti per questo progresso della professione. Il primo è legato all'aumento della ricerca. Come possiamo vedere in questo grafico, abbiamo avuto un continuo incremento degli studi clinici controllati e randomizzati prodotti in ambito fisioterapico. Ma il miglioramento non sta solo nel numero di ricerche prodotto, ma nel fatto che sempre di più questi studi vengono eseguiti anche da fisioterapisti e quindi i loro risultati possono rispondere in modo più appropriato ai quesiti clinici della professione. Il volume e la qualità della ricerca è tale che ormai possiamo considerarlo un corpo di conoscenze specifico della professione, che difficilmente potrà essere appreso e impiegato con altrettanta confidenza dalle altre professioni sanitarie. Il secondo aspetto riguarda l'innesto delle conoscenze sul dolore. Questo aspetto ha rivoluzionato il nostro lavoro. Sapere che possiamo avere dolore senza alcun interessamento anatomico apre un campo di azione in cui non solo la fisioterapia può essere la terapia elettiva, ma persino giocare un ruolo nella classificazione dei disturbi muscoloscheletrici. Infine, l'ultimo aspetto è l'integrazione del paradigma biopsicosociale, in cui il disturbo lamentato dal soggetto viene valutato non solo nella componente biomedica, ma anche in quella psicologica e sociale. Questo per comprendere meglio l'esperienza soggettiva della persona ed eventuali fattori contribuenti alla malattia. Quindi con un orientamento che possiamo definire olistico, anche se questo termine è spesso un'accezione negativa a causa del suo abuso, poiché il concetto, non avendo dei limiti di definizione, meglio giustifica gli interventi terapeutici fantasiosi di alcuni approcci alternativi. Questo paradigma, nato 40 anni fa, rimane un utile e valido strumento per una migliore valutazione e gestione della persona con disturbi muscoloscheletrici. Queste innovazioni negli ultimi 2 decenni hanno fornito una base teorica più solida al nostro operato ed il notevole fermento culturale che li accompagna nella professione denota che la trasformazione è ancora in fieri. Questa profonda evoluzione culturale ci porta a 2 conseguenze dirette. La prima è la necessità di rivedere il percorso di formazione. È ormai evidente che la laurea triennale è assolutamente insufficiente per preparare il professionista di domani e si discute se portarla ad un percorso quadriennale o quinquennale. Ma ciò non basta. C'è anche un altro fattore altrettanto importante ed è la qualità dell'insegnamento universitario e della preparazione dei fisioterapisti, che in Italia è eccessivamente eterogenea. Forse si dovrebbero rivedere i criteri di selezione sia dei docenti che degli studenti. In questo grafico, tratto da un'intervista fatta su un campione di fisioterapisti, queste 2 impressioni sono ampiamente condivise.
La seconda conseguenza della crescita del profilo del fisioterapista è la necessità di una ridefinizione dei rapporti con la classe medica. La mia impressione è che il rapporto cosiddetto di collaborazione tra fisioterapista e medico si sia basato sostanzialmente su un rapporto gerarchico, verticista, in cui lo stile di leadership del medico era in stile comando e controllo, un top-down a senso unico. In libera professione questo tipo di collaborazione non trova più spazio, mentre è molto più adatto e funzionale un rapporto professionale di tipo orizzontale. Ora rivolgiamo l'attenzione sulle professioni a noi vicine. Innanzitutto l'osteopatia, la quale, se rimane fedele alla linea, per noi non sarà un grosso problema. In fondo, se un cliente sta bene con la compressione del quarto ventricolo, non è sicuramente adatto al nostro trattamento ed è inutile fare una battaglia contro i mulini a vento. Sarà una pratica che non scomparirà e dovremo piuttosto considerarla come gli oroscopi sui giornali, una nicchia per appassionati. Piuttosto a doverci interessare è la metamorfosi che sta affrontando una parte dell'osteopatia. Come immagine di questa trasformazione ho riportato la copertina di questo libro scritto da un osteopata inglese, ma in sostanza è un testo sull'esercizio terapeutico che chiaramente ha sempre fatto parte della pratica terapeutica del fisioterapista, mentre non ha mai interessato l'osteopatia. Ma cosa sta succedendo? Beh, è molto semplice. Il mondo dell'osteopatia ha capito che deve trasformarsi, pena la scomparsa dalla scena, come è successo negli Stati Uniti, dove sono nati e ora sono dei medici a tutti gli effetti, e che dell'osteopatia gli è rimasto solo il nome. La trasformazione è avvenuta già da molto tempo in Gran Bretagna, dove l'osteopatia ha una lunga tradizione, ed ora è iniziata anche in Italia. Il cambiamento consiste nel dismettere gli antichi concetti ormai improponibili in un contesto moderno ed includere invece le nozioni e le pratiche provenienti da altre professioni sanitarie, pur mantenendo in parte l'esame ed il trattamento manuale osteopatico. Sostanzialmente sta passando da una medicina alternativa, con delle proprie peculiarità esclusive, ad un semplice metodo di terapia manuale che a mio parere non giustifica la nascita di una nuova professione. Staremo a vedere come andrà a finire. Anche se non è una professione sanitaria, lo scienze motorie con la sua palestra è una figura con cui dovremo fare i conti, poiché l'attività fisica, come sappiamo, è molto importante per la prevenzione e la cura dei dismetabolismi e dei disturbi motori delle persone anziane, entrambi problemi che continuano ad aumentare nelle società avanzate. E questa sua ottima capacità operativa si associa a un costo medio molto più contenuto rispetto al nostro intervento. Infine, affrontiamo la figura del medico, il cui rapporto con la nostra professione è imprescindibile e per certi aspetti conflittuale. Lo stato di salute della professione non è ottimale. Essa ha avuto il suo periodo aureo dopo la rivoluzione farmacologica fino alla fine degli anni 60. Dopodiché è iniziato un lento e progressivo scollamento fra l'attività terapeutica e quella relazionale con il paziente. Questo distacco è avvenuto per la genuina fiducia sui mezzi terapeutici sempre più efficienti e sugli strumenti diagnostici sempre più raffinati, come se questi bastassero ad esaurire il compito del medico. Cosmacini, storico della medicina al San Raffaele, ha brillantemente definito questa crisi come nichilismo curativo, che richiama il nichilismo terapeutico visto poc'anzi. Con questa definizione, egli indica l'inclinazione del medico moderno a concentrarsi sull'aspetto diagnostico-terapeutico, mettendo in secondo piano la costruzione di una relazione con la persona che richiede il suo aiuto. Questo orientamento della medicina contemporanea trova un'amplificazione nell'evoluzione epidemiologica, dove prevalgono le patologie metabolico-degenerative, in cui la terapia deve accompagnare la persona per molti anni e non è risolutiva. Ed è proprio in questi pazienti che l'aspetto relazionale, il prendersi cura della persona, è fondamentale. In questo quadro si deve aggiungere anche una maggiore informazione sanitaria, favorita soprattutto da internet e dai social. Tutto questo ha portato ad una diminuita di fiducia da parte della società nei confronti della professione medica. Il medico di medicina generale è la parte della professione che ne ha subito maggiormente le conseguenze. In questa figura convergono inoltre la pressione burocratica, l'inadeguatezza del sistema organizzativo e, per quanto ci riguarda, la non adeguata preparazione nella gestione dei disturbi muscoloscheletrici. In quest'ultimo ambito, il medico specialista di riferimento per il fisioterapista è l'ortopedico, in quanto i suoi territori di competenza sono complementari ai nostri e con una scarsa sovrapposizione. Come dicevo precedentemente, il rapporto con il medico è imprescindibile, ma allo stesso tempo è conflittuale.
Perché il fisioterapista in libera professione può esercitare l'accesso diretto, che è l'elemento operativo imprescindibile per definirlo come professionista. Questo genera un conflitto con il medico per due ragioni. La prima è di natura procedurale, poiché produce un ribaltamento del processo gerarchico secondo il quale il fisioterapista deve eseguire quello che il medico prescrive, ed il secondo è di natura economica, poiché ogni visita che fa il fisioterapista è quasi una visita in meno per il medico. Dico quasi perché una parte dei nostri clienti vengono comunque inviati al consulto medico perché o di non nostra competenza o sono casi dubbi. È quindi comprensibile che questi mutamenti, piuttosto recenti, a cui i medici non sono ancora abituati, possano suscitare qualche malumore e resistenza. Creare un rapporto collaborativo nel senso pieno del termine, maturo e paritario e non subordinato e clientelare, con il medico è essenziale. Ma purtroppo, non essendo insegnato nei processi formativi dei due professionisti, rimane piuttosto un atto spontaneo e come tale casuale. Queste sono le professioni con cui dovremo collaborare, negoziare e anche combattere. Ma ricordiamoci sempre che la professionalità si costruisce anche sul luogo di lavoro, come detto all'inizio, e l'esperienza che hanno avuto i nostri clienti andrà a costruire l'immagine della professione nell'arena dell'opinione pubblica. Quindi gli strumenti che usiamo con loro sono anche strumenti politici. Se abdichiamo alla visita del cliente, a redigere una cartella clinica, se deleghiamo la decisione terapeutica, se lo scarto tra l'evidenza e il nostro operato è eccessivo, se eroghiamo servizi di basso valore aggiunto, non dobbiamo stupirci se il pubblico non ci distinguerà da un abusivo oppure preferisca essere seguito da un altro professionista e né l'ordine né lo Stato potranno impedirlo. Bene, ora con questi strumenti di analisi possiamo intravedere quali sono le sfide che la professione dovrà affrontare nel prossimo futuro. Dobbiamo adeguare l'offerta al crescente bisogno di salute della società. In particolar modo nella prevenzione e la cura dei disturbi del movimento dovuti all'invecchiamento e ai dismetabolismi. E sono entrambi fattori che nella nostra società sono in continuo aumento. Però ricordando che sono disturbi che non trovano una soluzione definitiva e quindi le persone andranno seguite sul lungo periodo e quindi sarà gioco forza necessario contenerne i costi. La seconda sfida che ci attende è che dobbiamo imparare a comunicare i nostri servizi, sia come singoli professionisti ma anche come associazione e anche come ordine. Ricordando che il concetto della salute nell'opinione pubblica si è modificato, le persone sono meno inclini nel usufruire le prestazioni erogate dal personale sanitario e sono un po' più predisposte a nuove esperienze alternative e olistiche. Inoltre abbiamo il fenomeno della democratizzazione delle conoscenze, cioè le conoscenze sono diventate più fruibili anche se e sono disturbate da un rumore di fondo, dal fatto che c'è un eccesso di informazione e spesso di scarsa qualità. Forse l'aspetto più importante e delicato che dovremmo affrontare è che la professione sarà stirata fra due opposte legittime esigenze. Da una parte l'aspirazione di una fisioterapia lanciata verso una formazione esclusiva, caratterizzata da un aumento degli anni per ottenere la laurea, master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca e quindi con l'aspettativa di appartenere a uno status di elite. Dall'altra parte invece abbiamo delle politiche sanitarie che mirano ad interventi di basso costo con l'utilizzo di professionisti al minimo della specializzazione possibile in modo da seguire il più alto numero di persone. E starà a noi cercare di quadrare il cerchio, altrimenti ci penserà qualcun altro. Come professionisti siamo inclini a concentrarci sull'aspetto tecnico-scientifico del nostro lavoro, ma qualche volta dovremo alzare lo sguardo dall'ultima revisione sistematica e cercare di osservare la nostra professione da un punto di vista panoramico per allargare la prospettiva di analisi e riflettere sulla nostra storia, sul nostro percorso evolutivo, considerare la situazione attuale e la nostra interazione con le altre professioni sanitarie, cercare di capire cosa vuole da noi la società e che direzione vogliamo dare alla nostra professione.
Queste riflessioni ci fanno riconoscere una tradizione culturale che ci darà autorevolezza come comunità professionale e scientifica, e questo a sua volta porterà una maggior sicurezza nell'affrontare le sfide future e su chi siamo veramente, in modo da evitare le crisi d'identità che ogni tanto emergono nella professione, sia mezzi dottori, mezzi scienze motorie, mezzi osteopati. Io direi che è ora di finirla, perché l'adolescenza professionale è passata da un pezzo. E proprio riflettendo sulla nostra storia, noi professionisti, noi associazione, noi ordine, non dobbiamo temere di porci degli obiettivi ambiziosi, poiché quattro donne in un clima ostile come l'Inghilterra di fine 800 ci hanno già insegnato come perseguirli.